si inaugura la nuova buca di ispezione, ci può dire le caratteristiche e a che cosa servirà? Questa è una buca che serve prevalentemente per poter ispezionare e fare lavori di manutenzione sulle derive basculanti di imbarcazioni a vela fino a 70 metri. L'USBEN ha investito e investirà una somma notevole per il refit nei prossimi anni, è vero? Esatto. Piano di investimenti di l'USBEN, parliamo di 12 milioni, di cui quasi più della metà è stata già spesa, la parte del rifacimento dei piazzali per ospitare imbarcazioni anche fino a 100 metri è stata completata e adesso a breve partirà il secondo lotto che prevede tutta la parte di facilities per gli equipaggi e i nostri e la supply chain. Questa che andiamo a inaugurare oggi è la più grande vasca del Mediterraneo. Corretto. Con questa diciamo l'abbiamo proprio studiata, approfittando, abbiamo visto che recentemente Perini, sappiamo bene, ha avuto delle vicissitudini e quindi abbiamo approfittato a costruire questa grande buca per permettere di realizzare, di poter mantenere prevalentemente imbarcazioni Perini, ma anche altre tipi di barca a vela che hanno questo tipo di deriva telescopica o basculante. È già previsto che sarà, diciamo così, riempita per tutto l'anno? Esatto, sì. Come potete vedere adesso c'è già un'imbarcazione, a breve stiamo alando un altro Perini che sostituirà questa imbarcazione appena avrà finito i lavori previsti. Quali sono i principali motivi di un refit? Ma prevalentemente sono per mantenere il valore del bene, quindi come tutte le cose vanno mantenute, anche perché sono imbarcazioni che stanno sicuramente in un ambiente che non è quello il migliore, l'ambiente marino è uno dei più aggressivi e quindi se uno vuole mantenere il bene inevitabilmente pensa di fare refit, deve mantenere l'imbarcazione. Poi ci sono aspetti diciamo legati alla vendita dell'usato e quant'altro che quindi fanno sì che comunque l'armatore voglia in qualche modo personalizzare l'imbarcazione, quindi noi siamo a disposizione per esaudire i suoi desideri. E in termini di sostenibilità può servire anche per migliorare le caratteristiche sotto questo aspetto? Esatto, certamente oggi noi anche come l'USBEN stiamo preparando dei pacchetti proprio da presentare ai nostri armatori finalizzati appunto a rendere l'imbarcazione più sostenibile, ad esempio consigliamo di montare dei trattamenti, dei post trattamenti per i gas di scarico, per quindi le emissioni di CO2 oppure l'utilizzo di materiali qualora appunto facciano dei cambiamenti, l'utilizzo di materiali più ecosostenibili rispetto invece a quello che un po' era lo standard dell'industria.